E per questo contributo, necessariamente contenuto per limiti di tempo, è stato richiesto un taglio prevalentemente metodologico piuttosto che di carattere contenutistico. Pertanto si daranno per acquisite sul piano teorico le definizioni tanto del modernismo quanto dell'antimodernismo, come pure sotto l'aspetto storiografico non ci si soffermerà a discutere sulle linee interpretative del fenomeno storico, ma più semplicemente si presterà attenzione alla sua diffusione su un'area geografica estesa all'Italia meridionale entro i limiti cronologici comunemente accettati. Sembra opportuno infatti continuare il confronto fra le varie parti del territorio nazionale per individuare la reale presenza del modernismo all'interno delle chiese locali e poi verificarne la vitalità e la vivacità, specialmente in seno alle istituzioni formative e culturali in esse attive. Il medesimo interesse è condiviso per l'indagine sul movimento opposto, antimodernista, con i suoi risvolti e gli effetti sulla nuova impostazione degli studi teologici e sulla formazione seminaristica a cui è congiunta la riforma dei seminari voluta da Pio X. A proposito di quest'ultimo aspetto, cioè la formazione seminaristica, un dato emergente riguarda l'Italia meridionale ed è costituito dall'istituzione dei seminari regionali. Con essa, come è noto, la Santa Sede avocò a sé la direzione dei seminari, sottraendola in gran parte alla responsabilità dei vescovi. Nello stesso tempo incominciò a diffondere un modello formativo uniforme che comprendeva anche il piano degli studi teologici. Non a caso, il primo seminario regionale istituito in Italia e inaugurato a Lecce l'11 novembre 1908, venne salutato dalla civiltà cattolica col titolo di Università Teologica Pugliese. Su questo punto si tornerà in seguito, ma nel frattempo si deve porre il quesito di partenza. C'è stato il modernismo nell'Italia meridionale? Quali caratteri, quali diffusione e quali esiti ha avuto? Quali e quante persone ha coinvolto? A queste domande sono connesse le successive. C'è stata una iniziativa antimodernista? In quali termini è stata attuata e chi sono stati i protagonisti? Le ricerche e gli studi finora condotti hanno risposto almeno in parte agli interrogativi. Al tempo di Papa Sarto, ha affermato Pietro Borzomati, non si comprese la ragione per cui nel Mezzogiorno la cosiddetta eresia modernista non ebbe successo. Si asserì inoltre, con superficialità, che ciò fu dovuto alla modesta cultura ed erudizione degli intellettuali cattolici meridionali. Gli studi di teologia non progredirono e i nuovi superiori dei seminari non furono all'altezza dei loro compiti. Sulle chiese del Mezzogiorno, inoltre, continuava a gravare un pregiudizio di arretratezza. E sul piano politico e sociale il clero del Mezzogiorno veniva considerato reazionario e conservatore, perché nonostante taluni atteggiamenti concilianti, mal sopportava le violenze subite con l'annessione al Regno d'Italia. Nonostante queste opinioni, affiora tuttora l'esigenza di un maggiore approfondimento, reso possibile dall'ampliamento dell'indagine euristica, insieme all'incremento degli strumenti di ricerca ora disponibili. Restano ancora ampi margini per la ricerca, ha notato Maurilio Guasco, in vista di capire ancora una volta a livello locale quali siano state le conseguenze per la vita di una diocesi di certi provvedimenti che, mentre risolvevano problemi reali, ne provocavano altri forse non meno gravi. Su questo campo di indagine è nota l'attività ultratrentennale avviata dal Centro Studi per la Storia del Modernismo di Urbino, promossa e diretta da Lorenzo Bedeschi. Le ricerche effettuate hanno incrementato e approfondito le conoscenze del modernismo ligure, piemontese, lombardo, toscano, marchigiano e romano, con indagini mirate ad esplorare anche l'ambito siciliano. Ciononostante, è evidente la preponderanza del settore centro-settentrionale rispetto alle analisi riguardanti il Mezzogiorno. Pertanto, un censimento delle tracce di modernismo in Italia meridionale può essere compiuto soprattutto attraverso lo sviluppo della ricerca delle fonti. Questo
Queste ultime vanno individuate sia a livello centrale degli archivi e delle biblioteche, sia a livello periferico. Il primo polo intorno al quale orbita l'indagine euristica è composto dagli archivi della Santa Sede, in particolare del Sant'Uffizio, dell'Indice, della Concistoriale e della Congregazione dei Seminari. Per i primi è facile intuire quale tipo di documentazione debba essere prevalentemente compulsata: denunce, processi, condanne e assoluzioni. Gli archivi della Concistoriale e dei Seminari, invece, offrono la possibilità di esaminare, oltre la corrispondenza, gli atti delle visite apostoliche. È noto in proposito lo studio monumentale condotto da Giovanni Vian sulle visite ordinate nel 1903 da Pio X ai seminari d'Italia e alle diocesi italiane nel 1914, una precedente e l'altra successiva alla pubblicazione del decreto Lamentabili e dell'enciclica Pascendi, 1907, ma entrambe con finalità antimoderniste. L'analisi degli atti delle visite relative ai seminari e alle diocesi meridionali darà modo di verificare il quadro complessivo della situazione dell'epoca e degli interventi compiuti per il rinnovamento degli studi teologici nelle chiese del Mezzogiorno dopo la condanna del modernismo. Il quadro, però, va completato con l'esame delle relazioni ad limina dei vescovi meridionali, anch'esse custodite nell'archivio della Concistoriale, versato nell'archivio segreto vaticano. La struttura delle relazioni ad limina subì una modifica nel 1909 e un successivo adeguamento corrispondente alle norme contenute nel Codex Iuris Canonici promulgato nel 1917. Risale al 4 novembre 1918 la nuova formula servanda, detta dei 100 punti, predisposta dalla Concistoriale per la stesura delle relazioni, in cui al capitolo 3, De Fide et Cultu Divino, numero 16, si chiede esplicitamente ai vescovi di riferire circa la diffusione fra i fedeli di prassi superstiziose e di errori contro la fede, e in particolare an modernismi, teosofismi, spiritismi lues infestet. Addirittura lo si tratta come una pestilenza. I vescovi, inoltre, avrebbero dovuto relazionare sulle cause del contagio e se esponenti del clero fossero stati infettati da quei mali. Infine, si chiedevano informazioni sull'istituzione e sul funzionamento del Consiglio di Vigilanza e se fosse rispettato l'obbligo della professione di fede e del giuramento antimodernista, così come disposto dal canone 1406, congiuntamente al decreto del Sant'Uffizio del 22 marzo 1918. Se si tiene conto del cospicuo numero delle diocesi meridionali e delle loro dimensioni in gran parte modeste, si può intuire con quanta acribia si debba procedere per censire le informazioni utili alla ricerca. Ciononostante, il polo successivo intorno al quale l'indagine deve svilupparsi è rappresentato dalle realtà locali, spesso lontane dai grandi centri culturali dell'epoca. I dati raccolti vanno verificati, confrontati e arricchiti con quanto è presente negli archivi delle diocesi e presso le biblioteche dei seminari. Dapprima conviene scorrere le pagine delle lettere pastorali dei vescovi e rilevare quanto e come il tema del modernismo si rifletta fra le righe di questi atti autorevoli del Magistero Episcopale. Di qui sarà possibile appurare se gli accenni al modernismo siano in stretta relazione con la realtà locale, tenuto conto di quanto i vescovi riferiscono nelle relazioni ad limina, oppure rappresentino un mero omaggio al Magistero Pontificio, se non una sterile esercitazione letteraria. L'indagine, poi, mirerà ad accrescere le informazioni su quanti risultino essere stati denunciati e indagati. Presso le curie è possibile raccogliere i dati biografici e ritrovare negli archivi dei seminari elementi concernenti l'attività didattica dei singoli individui e sulla loro formazione accademica. La ricerca sarà facilitata sia dall'utilizzo delle guide agli archivi diocesani e capitolari
preparata dall'Associazione Italiana degli Archivisti Ecclesiastici, sia dagli strumenti di consultazione di cui si dispone, ad esempio il Dizionario Biografico degli Italiani e il Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, di cui il terzo volume contiene voci biografiche di protagonisti locali, fra i quali possono essere individuati i soggetti inerenti all'indagine. Risulterà utile anche l'informazione fornita dal bollettino bibliografico che compare sulla rivista di Storia della Chiesa in Italia e che aggiorna puntualmente sulla produzione storiografica di ciascuna regione della penisola. Forse apparirà superfluo accennare anche al contributo che si potrà ricavare dall'utilizzo del Servizio Bibliotecario Nazionale e dal programma CEIBIB, OPAC consultabili in rete, a cui sono collegate numerose biblioteche ecclesiastiche. Un altro terreno di esplorazione è la storia dei seminari diocesani, della loro struttura formativa, del proprio piano di studi e della composizione del corpo docente. E comunque non si deve trascurare la copiosa fonte di informazione costituite dalle loro biblioteche. In esse, infatti, si potrà controllare non soltanto la presenza dei testi scolastici, ma soprattutto l'esistenza di opere di noti autori modernisti insieme a quelle iscritte all'indice, nonché i testi adottati in senso opposto per la didattica. Nello stesso tempo è opportuno accertare quali siano la consistenza, il carattere e il tenore della pubblicistica appartenente al corpo docente di ciascun seminario. Il patrimonio delle biblioteche dei seminari rispecchia la circolazione delle idee moderniste e di quelle ad esse contrarie, anche perché capita frequentemente che fondi privati appartenenti ad ecclesiastici confluiscano in dono e in eredità nelle medesime biblioteche. Altrettanto accade per epistolari e per altri manoscritti in possesso di vescovi e di sacerdoti, come ad esempio appunti, schemi di lezione, dispense, testi, tesi ed altri elaborati scolastici. Tuttavia, queste fonti raccolte e selezionate vanno sottoposte ad un attento esame per stabilire la valenza della loro testimonianza in rapporto con la diffusione delle idee moderniste, con la loro accettazione piena o parziale, oppure con il loro rifiuto. Si deve tentare di individuare eventuali elementi di originalità o constatare la semplice condivisione di posizioni teoriche, come anche la storia dei soggetti coinvolti, dei loro rapporti personali, gli equivoci, i sospetti, le vicende connesse e il loro epilogo. Un problema da affrontare con attento rigore riguarda la linea di demarcazione fra la consapevole adesione allo spirito modernista e l'aspirazione non eterodossa a un rinnovamento degli studi teologici. In questo ampio contesto, così come si è accennato in precedenza, si inserisce la storia dei seminari meridionali e l'evoluzione della formazione seminaristica, comprendente lo studio delle discipline teologiche. Considerati i limiti di questo intervento, per un riscontro con quanto poc'anzi accennato, in rapida sintesi farò riferimento alla Puglia, perché in questa regione è sorto il primo seminario regionale d'Italia. Fino al 1860, nel Regno delle Due Sicilie, esistevano 120 seminari alle dipendenze di 111 ordinari. La più alta concentrazione era in Campania, con 38 seminari, seguita dalla Puglia con 27. Nel 1876, il seminario molfettese contava il più alto numero di alunni, 173, e di convittori, 140, vale a dire il 35% degli alunni ginnasiali e liceali dei seminari della provincia di Bari e il 22% di quelli della regione, nonché il 42% dei convittori frequentanti i seminari pugliesi. Inoltre, per il corso ginnasiale e liceale, Molfetta registrava il più alto numero di docenti, 13, al di sopra di un'unità rispetto al minimo previsto dalle leggi statali. Di tutt'altro tenore, invece, sono i dati relativi agli studi teologici.
Soltanto due gli studenti teologi del seminario di Molfetta e tre i docenti di discipline teologiche, mentre la più alta concentrazione di studenti teologi è segnalata nel seminario di Andria, con 32 alunni. Qui venivano impegnati sette docenti per un corso di durata quinquennale. Ad eccezione di Andria e di Molfetta, operavano all'interno dei seminari uno o al massimo due docenti di discipline teologiche. Dal 1850 la direzione del seminario andriese era stata affidata alla Compagnia di Gesù. I gesuiti mantennero l'insegnamento delle discipline umanistiche e teologiche fino al 1860, quando furono costretti ad abbandonare la città a causa dei rivolgimenti politici risorgimentali. È probabile che l'impostazione degli studi e l'orientamento teologico impressi dai gesuiti sulle scuole del seminario non abbiano subito mutamenti col passaggio della docenza al clero secolare. Tuttavia, non si può sottacere la presenza fra il clero pugliese di altre correnti di pensiero, talvolta giudicate trasgressive rispetto alla conclamata ortodossia. È il caso del sacerdote molfettese Saverio De Candia, docente di filosofia nel seminario di Conversano, il quale condivideva gli ideali del cattolicesimo liberale insieme a numerosi esponenti del clero meridionale. Egli criticò l'insegnamento della filosofia nelle scuole dirette dai gesuiti, citazione, che rendono gli ingegni eunuchi e bastardi da posizioni non pedissequamente giobertiane, ma di un rinnovato ontologismo. I vescovi pugliesi avevano fatta esplicita richiesta di un seminario regionale al cardinal Rampolla nel 1899, auspicando l'istituzione di un alto studio di filosofia e teologia. Essi avevano, citazione, determinato di fondare in Molfetta il seminario regionale, ma subordinavano la loro decisione alla condizione che la direzione e l'insegnamento siano presi dalla benemerita Compagnia di Gesù. Pio X, invece, volle istituirlo a Lecce nel 1908 presso il Collegio Argento, retto dai gesuiti, ma già nel 1915, con Benedetto XV, venne trasferito a Molfetta, dapprima presso il seminario vescovile, e poi nella nuova sede voluta da Pio X e inaugurata nel 1926. A seguito del trasferimento, il seminario diventò Appulo Lucano perché raccolse gli alunni della Puglia e della Basilicata. In Molfetta, il seminario vescovile era un istituto liberaleggiante sin dal 1860 e soltanto un luogo di istruzione e non di formazione di novelli sacerdoti, che nel 1891 era giunto ad ospitare circa 500 alunni. Gaetano Salvemini, ex alunno del seminario, conservava un buon ricordo del corpo docente composto da sacerdoti e a riguardo del suo professore di storia, Don Corrado Salvemini, annotava: egli era senza dubbio credente, ma la fede religiosa non lo obbligava ad accettare come scienza la mitologia giudaica, né faceva di lui un rivendicatore sistematico del clero. Era quel che si direbbe oggi un cattolico modernista. Allora si chiamavano ancora cattolici liberali. Gaetano Salvemini, inoltre, testimonia la circolazione di libri proibiti fra gli studenti del seminario e si deve aggiungere che presso l'archivio diocesano di Molfetta è stata ritrovata una copia delle dispense usate da Ernesto Buonaiuti per l'insegnamento della storia della Chiesa nelle scuole del seminario romano. Ma non è stato possibile accertare né a chi appartenesse la copia e neppure come essa sia giunta all'archivio. Posso continuare? Chiudo. Un paio di minuti. Ce la faccio subito. Questi cenni fanno da premessa ai quesiti concernenti il rinnovamento degli studi teologici, per il quale il seminario regionale pugliese, data la sua primogenitura, può essere ritenuto un esempio significativo da raffrontare con gli altri seminari regionali sorti successivamente nel meridione d'Italia.
Il primo interrogativo riguarda l'insegnamento delle discipline teologiche, così come veniva organizzato e suddiviso dapprima presso i seminari vescovili e, dopo il 1908, nel seminario regionale. Quali piani di studio venivano realmente eseguiti e quali modifiche sono state apportate? Erano conformi alle direttive della Santa Sede? Quali i testi adottati? Nel 1908 il corpo docente del seminario regionale era composto dai gesuiti. Sintetizzo. Il visitatore apostolico, Raffaello Carlo Rossi, carmelitano scalzo, dice: non c'è ombra di modernismo. Tuttavia si lamenta perché fra il corpo docente dei gesuiti nel collegio Argento, nuovo seminario regionale pugliese, erano coinvolti dell'insegnamento addirittura alcuni studenti gesuiti, scolastici. E annota: eppure nei seminari pugliesi ci sono valenti docenti. E annoto, anzi, fra parentesi, che dal confronto con il corpo docente nel 1908 e i docenti del 1911 spicca l'assenza di Joseph de Guibert, fondatore della Revue d'Ascétique et Mystique e collaboratore del Dictionnaire di Spiritualité. Il gesuita francese, insegnava a Lecce, abbandonò il seminario regionale dove aveva iniziato la sua carriera di docente di dommatica e fece ritorno in patria. Nel 1922 fu chiamato alla Gregoriana per insegnare teologia spirituale. L'allontanamento fu provocato dall'attacco sferzato in sede parlamentare da Romolo Murri contro il primo seminario regionale istituito sul territorio nazionale con un'interpellanza parlamentare presentata l'11 febbraio 1910. Essa venne discussa alla Camera il 13 giugno successivo dopo un'indagine governativa. Motivi prudenziali nei confronti della malcelata ostilità del governo contro la presenza di uno straniero all'interno di un'istituzione formativa nazionale e soprattutto il timore di ritorsioni contro il seminario indussero i superiori della compagnia, in accordo con l'Episcopato regionale, a far rientrare in patria il gesuita francese. Sintetizzo ancora di più e concludo. Altro aspetto, altro interrogativo, riguarda il corpo docente nella nuova sede. Quando i gesuiti lasciano l'insegnamento e la direzione e l'insegnamento viene assunto dal clero secolare. Dico subito, gran parte dei docenti sono pugliesi, qualcuno meridionale. Ma la cosa più interessante, credo, è la determinazione da parte della Santa Sede di porre alla direzione del seminario regionale un padre spirituale e due rettori non meridionali. Mi permetto di far riferimento a quanto scritto proprio dal visitatore apostolico, il quale auspicava il coinvolgimento di altri docenti, altri superiori alla guida del seminario. Aveva, e riferisce l'Episcopato, un timore pugliese, l'invasione dei siciliani. Ciò nonostante, lo stesso Rossi dice, per rimediare alla situazione precaria del seminario, egli spera in un sacrificio che per il bene della Chiesa dovrebbe fare l'eminentissimo signor Cardinal Ferrari. Mettere a disposizione del Santo Padre due oblati. Rettore e vicerettore. Il direttore spirituale c'è già. Accanto al rettore delle Nocche vi era infatti Luigi Ercoli, oblato di San Carlo, apprezzato direttore spirituale del regionale pugliese. E quando 9 anni dopo si trattò di sostituire il rettore, nel 1920 la congregazione nominò il lombardo Giovanni Nogara, anch'egli oblato di San Carlo,
il quale restò a Molfetta fino alla morte sopraggiunta nel 1931. Gli succedette Pietro Ossola, originario di Barone Canavese, diocesi di Ivrea, rimasto rettore fino al 1940. Per 22 anni, dunque, la direzione meridionale del seminario regionale venne interrotta e affidata a sacerdoti provenienti dal settentrione d'Italia. La nomina di Corrado Ursi, nel 1940 prorettore e rettore dal 1944 al 1951, inaugurò la stagione dei rettori pugliesi ex alunni del seminario, che finora non ha conosciuto soluzione di continuità. Una serie di elementi comunque sembra far riconoscere nelle vicende che hanno segnato la storia del regionale di Molfetta l'onda lunga dello spirito riformatore di Pio X. Se a Papa Sarto si deve la decisione di istituire in Puglia il primo seminario regionale d'Italia, al tempo del suo pontificato si deve far risalire l'orientamento destinato ad affidare a preti settentrionali la direzione del regionale, per imporre un preciso modello di prete secolare. Al termine della visita apostolica del 1911, Rossi aveva suggerito alla congregazione di sostituire rettore e vicerettore con due oblati milanesi. Con gli oblati, cito, tutto si accomoderebbe. E ancora, e i giovani seminaristi pugliesi si educherebbero allo spirito di San Carlo e diverrebbero ottimi preti. L'indicazione del visitatore sembra essere stata accolta durante il pontificato di Benedetto XV con la nomina di Nogara, il quale rispondeva ai requisiti formulati da Rossi, e la medesima preferenza per un settentrionale venne confermata da Pio XI con la nomina di Ossola. A questo punto, e concludo, torna a presentarsi il tema della questione meridionale ecclesiale a cui si alludeva inizialmente, espressione coniata con accezione pastorale da Aurelio Sorrentino e ripresa sul piano storiografico da Pietro Borzomati. Secondo quest'ultima prospettiva, essa ebbe inizio con il pontificato di Pio X, sia qui negli anni 30 con Papa Ratti, e si concluse, fatta qualche rara eccezione, io aggiungo forse, con Paolo VI. Il tema, tuttavia, non può rimanere circoscritto all'invio dei vescovi settentrionali nelle diocesi dell'Italia del Sud, ma deve essere estesa alla direzione dei seminari regionali e comprendere anche la composizione del corpo docente operante all'interno di esse. In particolare per la Puglia, se per un verso resta da stabilire quanto il modello di prete tradotto dai rettori e dal direttore spirituale abbia plasmato l'identità del clero pugliese della prima metà del Novecento, per altro verso si tratta di riconoscere quando e con chi sia nata e si sia sviluppata la tradizione regionale degli studi teologici, proseguita nel corso del Novecento e rinvigorita dopo il Concilio Vaticano II, e che ha portato, nel 1992, alla fondazione dell'Istituto Teologico Pugliese, nella sede del Seminario Regionale, nonché all'erezione canonica della Facoltà Teologica Pugliese nel 2005. In altre parole, da quando e come, secondo una simpatica espressione del servo di Dio Antonio Bello, sul panorama del clero italiano è apparso distintamente il marchio Made in Molfetta? Grazie.